tornano a casa i capolavori di Van Gogh. Dopo 7 mesi di lavori, riapre ad Amsterdam il museo dedicato all'artista olandese, la cui collezione era stata in parte temporaneamente esposta all'Hermitage, sempre ad Amsterdam. 200 le opere esposte, molte le sorprese che hanno accolto le centinaia di persone in coda per l'apertura delle porte. Il grande cambiamento per i visitatori credo che sia quello dei colori delle pareti. Adesso abbiamo colori più scuri in tutto l'edificio, blu, giallo, grigio e sicuramente molto più Van Gogh. C'è molto di più da vedere, molti più dipinti di Van Gogh, disegni, lettere, materiale dell'artista, oggetti che di solito non si vedono al Museo Van Gogh. Per la prima volta viene esposta la tavolozza utilizzata dall'artista, uno dei tanti oggetti che aiutano a comprendere da vicino lo sviluppo della sua opera. Ci sono i celebri girasoli presenti in 2 versioni, una delle quali presa a prestito dai musei londinesi. I visitatori possono ora ammirarli insieme alle altre opere di Van Gogh, che con il suo stile unico e personale nell'utilizzo del colore ha segnato la pittura del XIX secolo e influenzato quella dei secoli successivi.